posto di lavoro. Negli ambulatori di guardia medica, nei pronto soccorso, sulle ambulanze del 118, nei CERT, negli studi dei medici di famiglia o nelle corsie degli ospedali. Adesso basta. Per garantire il diritto alla salute ci vuole sicurezza. Chiediamo un intervento urgente di messa in sicurezza delle strutture, una maggiore presenza della polizia sul territorio, telesorveglianza e sicurezza privata nei luoghi di lavoro, il riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale ai medici in servizio, una migliore organizzazione del lavoro, ma senza chiudere le guardie mediche, al fianco di tutte le donne medico d'Italia. Di Globus Television, buongiorno, benvenuti, nuovo appuntamento con Globus Trotter, il nostro viaggio mediatico attraverso i fatti, i personaggi di questa giornata e poi le informazioni, il meteo e l'oroscopo. Sono queste le rubriche che caratterizzeranno come di solito la nostra prima parte. Seconda parte ricca anche oggi di argomenti e soprattutto di personaggi. Oggi vi porteremo in un mondo antico che forse non c'è più, ma che viene rievocato grazie alla storia, ai documenti, ma soprattutto alla danza, la danza dell'Ottocento. Parleremo di questo oggi nella seconda parte del nostro appuntamento con degli ospiti in studio. Ci sarà spazio poi per gli approfondimenti, le news, le ultime notizie dal mondo appunto dell'informazione, del nostro portale, del nostro gruppo editoriale, vale a dire Globus Magazine. Presente in studio oggi ci sarà Rosalia Passamonte. Questo è il programma. Staremo insieme anche oggi per due ore circa, stiamo per iniziare, a mezzogiorno finiremo, ma insomma in queste due ore ci faremo compagnia. Adesso pausa caffè e poi iniziamo. Non ci credi? E invece David? Per te, che sei titolare di un'attività commerciale, è attiva da agosto la Tax Credit. Benefit, che ti garantisce un credito d'imposta di detrazione fiscale per la tua pubblicità del 75%. Incrementa la tua visibilità. La pubblicità è come un aereo. Se smetti di farla, precipiti. Parlane col tuo consulente fiscale. Il bonus è già a tua disposizione. Chiama il 349 144 31 34. Ti aspettiamo in TV. Inizia l'appuntamento quotidiano anche oggi con i fatti e i personaggi relativi e legati in qualche modo a questo giorno. È il momento del nostro almanacco, è il momento di ieri e oggi. Il viaggio di ieri e oggi, mercoledì 5 dicembre. 1901, nasceva oggi Walt Disney, diventerà l'uomo che ha tradotto i sogni su pellicola da 8 mm, ha fondato nel 55 a Los Angeles Disneyland. Nel 1933 finisce il proibizionismo in America, si chiudeva così quello che molti giudicarono un disastroso esperimento. Musica 1959, la canzone più ascoltata alla radio risulta Arrivederci di Marino Barreto Junior.
E sempre nel 59 nasceva Maurizio Crozza a Genova, oggi popolare comico televisivo. Era un grandissimo presidente, dai, su. Però ogni tanto anche il presidente di calcio spunta delle persone. E arriviamo a questa sera, mercoledì 5 dicembre, continua il tour di Madicaiane a Milano, ai Magazzini Generali. È tutto per ieri oggi. Questo è il nostro punto di riferimento con l'almanacco. Andiamo ad integrare perché abbiamo ricordato Walt Disney tra i grandi personaggi che oggi avrebbero festeggiato il compleanno 117 anni fa, infatti nasceva questo autentico genio. E poi naturalmente anche ancora una volta gli auguri a Maurizio Crozza, ma facciamo gli auguri anche a Roberta Capua, ex Miss Italia e anche volto televisivo oggi. E così come auguri ad un'altra grande della televisione, un'altra grande signora della televisione, Maria De Filippi, poi Jocelyn, ex DJ, anche conduttore televisivo. Questi i compleanni dei personaggi famosi. Tra i personaggi sportivi auguri anche a Marcelo Zalaieta che è stato anche un calciatore in Italia, lui naturalmente uruguaiano, ha giocato diverse stagioni in Juventus, Napoli e Perugia. Questo il nostro almanacco, e adesso di rubrica in rubrica è arrivato il momento di dare un'occhiata alle previsioni del tempo e quindi il nostro meteo. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Previsioni per mercoledì 5 dicembre. L'alta pressione protegge il nostro paese e sarà dunque una giornata all'insegna del bel tempo, ma anche con frequenti riduzioni della visibilità. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord sarà asciutto e stabile ovunque, ma saranno possibili nubi basse, foschie e nebbie sulla pianura padana, specie al mattino, ma localmente persistenti. Più sole invece sulle aree montuose. Al centro addensamenti sulle aree adriatiche, ma senza ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento sui restanti settori peninsulari e sulla Sardegna, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Al sud non cambia di molto la situazione, anche qui infatti sarà il sole a prevalere, il cielo sarà limpido o al massimo velato. Neve dai 1100 metri sulle Alpi, i venti saranno moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Concludiamo con le temperature che saranno in ulteriore lieve aumento, i valori minimi infatti saranno compresi tra lo 0 e i 15 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 16 gradi al nord, fino a 17 gradi al centro e punte di 20 gradi al sud. Per ora è tutto. Seguite gli aggiornamenti sul sito ilmeteo.it o sulla nostra pagina Facebook. Arrivederci. Questa nel dettaglio l'informazione dedicata alle condizioni meteorologiche sul nostro paese, ma da informazione ad informazione il passo è breve perché è arrivato il momento della nostra rassegna stampa. I fatti principali del giorno analizzati dai quotidiani nazionali già in edicola. Apriamo con il primo, con la prima pagina, quella di Repubblica, che apre con questo titolo: in aula con il Chapo, il boss dei Narcos che sfida pentiti e giuria. Nell'aula bunker con il re dei Narcos, processo che è iniziato a Brooklyn contro il capo dei cartelli messicani del narcotraffico. E poi a centropagina la politica nazionale, il premier Conte che dice: con l'Unione Europea tratto solo io e la manovra può cambiare
colloquio con il Premier sulle riforme. Serve più tempo, libertà di coscienza sul Global Compact. E poi ancora la polemica mediatica, ma non solo, che poi sfocia nella polemica che investe anche il mondo politico, tra il procuratore di Torino Spataro ed il ministro degli interni Salvini. Il titolo è Spataro contro Salvini, il suo tweet ha svelato le indagini. La replica del ministro che dice meglio se va in pensione. E poi gli approfondimenti, l'editoriale di Repubblica, le due piazze del governo e il commento a fianco il ministro che non sa chi è. Questo appunto sia l'editoriale che il commento su Repubblica. Andiamo al Corriere della Sera che apre sulla vicenda, appunto sullo scontro tra Salvini ed il procuratore Spataro, il procuratore di Torino, per un tweet. E a Confindustria dice ci lasci lavorare, sempre le parole del ministro degli interni che attacca PM ed imprese. Manovra, il ministro dell'economia apre alla revisione sul reddito e pensioni. E Tria, ministro appunto dell'economia, dice quell'idea delle dimissioni. Ancora una vignetta centro pagina firmata da Giannelli che ritrae Salvini, testuale appunto la didascalia sulla vignetta, contro tutti la S di Superman, dice poi l'interlocutore, no, è semplicemente di Salvini. Quindi Giannelli immagina appunto il ministro degli interni come un supereroe, staremo a vedere poi con quali poteri. Il cortocircuito del leader leghista, i toni da bar e le istituzioni, questo l'approfondimento. Andiamo ad altre notizie di spalla, la piattaforma digitale, temere Netflix non aiuta il nostro cinema. Questo è un articolo firmato da Paolo Mereghetti. E poi torna la cupola a centropagina, mafia, fermato il capo dei capi, 46 arresti in Sicilia, torna la cupola, un gioielliere e il nuovo Riina, si tratterebbe di Settimo Mineo che appunto oggi ha 84 anni ma che era già stato aveva ricevuto l'ordine di comparizione dal pool antimafia che era guidato da Falcone e Borsellino. E poi la rivolta delle calciatrici che denunciano gli abusi, questo è il caso, la fotonotizia a centropagina, vittime le giocatrici della nazionale afghana, interviene per questo la FIFA. Andiamo alla prima pagina della Stampa. Toninelli congela i lavori della TAV, altra questione, riflettori puntati su questa questione delicata che riguarda le infrastrutture, la rabbia degli imprenditori, se fermano l'opera sono fuori legge. Oggi il vertice con Conte e Di Maio. E poi il richiamo sulla sfida Spataro-Salvini dopo il tweet sull'indagine. Il procuratore dice danneggia l'inchiesta, Salvini risponde a stretto giro di posta, vada in pensione. Il travaglio dei leader giallo-verdi, questa appunto la riflessione sulla prima pagina della Stampa. E poi altro titolo che riguarda naturalmente la situazione in Francia, la retromarcia, Francia, Macron cede ai gilet gialli, stop al rincaro sui carburanti. Andiamo al Messaggero, il quotidiano di Roma, che apre sulla manovra sul filo, tagli al reddito, tempi stretti per le richieste dell'Unione Europea, tensione alla Camera, Tria, rivediamo le misure, sussidio di cittadinanza, 2 miliardi
di meno, assegno per 18 mesi prorogabile solo per un anno. Questi dovrebbero essere gli aggiustamenti alla manovra. E poi ancora a centropagina, governo diviso sulle imprese, vice premier verso la piazza di sabato, la manifestazione organizzata dalla Lega, e Salvini va all'attacco di Confindustria, scontro con il PM Spataro su un blitz. E poi verso le primarie, ancora la politica, però le questioni legate alla vicenda appunto tutta interna al Partito Democratico, caos PD, Minniti pensa di mollare, tensioni con Renzi. E poi di fianco gli effetti per l'Italia sulla vicenda Francia, con Macron più debole, nuovi equilibri in Europa. E poi Haftar vola Roma sui migranti in Libia, l'accordo sarebbe ad un passo, il leader di Tobruk vedrà l'ambasciatore americano in Tunisia e Conte per trattare sul suo ruolo futuro. A centropagina la fotonotizia per un trionfo nello sport inatteso, perché l'Italia del bowling è campione del mondo, bowling Italia Strike, mondiale con il fornaio, hanno battuto gli Stati Uniti e questo è sicuramente una di quelle notizie che fa piacere al mondo sportivo. Poi a fondo pagina il film targato Vanzina, torna il cinepanettone quest'anno, il Natale a 5 stelle, farsa sul paese che non cambia, una foto ironica evidentemente, ma molto vicino alla realtà, come sempre i Vanzina hanno raccontato con i loro film quello che era in quel momento, appunto la fotografia da fare al nostro paese e non solo. Andiamo al Mattino, il quotidiano di Napoli. Tria, rivediamo la manovra, tagli al reddito di cittadinanza, attenzione alla Camera, il ministro, valutiamo nuove misure per ridurre il debito, ridotti i tempi del sussidio per ripristinare, ci vorranno 18 mesi e un solo rinnovo di un anno. E poi Di Maio liquida la ditta, Luigi in pizzeria pagato con i voucher, questo è l'altra vicenda che invece riguarda l'altro vice premier leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio, e la vicenda che riguarda la famiglia e soprattutto il padre appunto del ministro. Gli ex titolari del ristorante, da noi tutto regolare, abusi edilizia, al via le notifiche per l'abbattimento. E poi il Far West in autostrada, Avellino in fuga, 15 banditi, questo è un fatto di cronaca che riguarda la Campania. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano di Bari, duello procuratore-ministro, questo è il titolo d'apertura, la vicenda che riguarda da una parte Salvini e dall'altra il procuratore di Torino. E poi l'analisi, il governo diviso sugli imprenditori, ma Conte dice vicino alle imprese, Bagnasco si faccia il terzo valico e Di Maio scioglie l'azienda di famiglia. Questa è la sintesi della giornata politica appunto fatta dal quotidiano di Bari. E poi ancora la cronaca pugliese, Bari riapre il teatro Margherita dopo 38 anni, domani con una grande mostra su Van Gogh. E andiamo alla prima pagina adesso del Fatto Quotidiano, Salvini avvisa i nigeriani della retata, la gaffe, questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, annuncia il blitz in corso, PM di Torino furioso, tweet alle 9 mentre la polizia cerca la gang, Spataro mette a rischio l'operazione, lui invece dice vada in pensione. Il colloquio tra il premier e Juncker, Conte, con Juncker parlo solo io, serve tempo per le riforme, c'è ancora questo nodo da sciogliere che è quello della manovra finanziaria. E poi Mediolanum, Mattarella nei guai, promuoverà il giudice indagato, questo per quanto riguarda la giustizia.
giustizia, Giovagnoli inquisito per corruzione in poll per una presidenza di sessione. E poi ancora la vicenda legata alla protesta in Francia, benzina, aumenti congelati. Ora Macron fa marcia indietro e sconfessa l'austerity targata Unione Europea. E dalla prima pagina del quotidiano pugliese alla Sicilia, il quotidiano di Catania, la fotonotizia è sull'arresto del presunto nuovo capo di Cosa Nostra, Settimo Mineo. Il titolo è L'erede, la nuova cupola, blitz a Palermo, tra i 46 arrestati il boss ottantenne Settimo Mineo, indicato come il successore di Totorina alla guida di Cosa Nostra. Il ministro degli interni Salvini svela un'altra operazione a Torino, il procuratore che è appunto di Torino, danni all'indagine, questa la denuncia, poi c'è stata la controreplica di Salvini. A fianco la manovra, Confindustria e governo, un dialogo fra sordi. E poi le vicende legate invece alla regione, il magistrato all'antimafia su dell'ARS Marino, sistema montante, ecco le coperture eccellenti. E poi stop alle guide dell'Etna abilitate con il trucco, altra vicenda ancora aperta, e l'inchiesta sul mattone selvaggio, un articolo che la Sicilia dedica a questo settore, Catania capitale degli abusi edilizi, questo emergerebbe. Poi Gela, capitale green tra la bioraffineria e le nuove tecnologie per il riciclo dei rifiuti, questi sono i progetti dell'ENI. E altra notizia curiosa, una ricerca seria però dell'Università di Catania che starebbe mettendo su un'app per comprare il pesce fresco, quindi un'app utile soprattutto ai consumatori. E poi a Catania ancora la tristissima vicenda della madre 26enne che ha di fatto ucciso il figlio, figlioletto di 3 mesi. A Catania ieri l'interrogatorio: ho ucciso mio figlio e non so perché l'ho fatto. Questa è la drammatica testimonianza appunto di questa ragazza. E altro fatto di cronaca: Gela accoltella la rivale in amore, arrestata una ragazza di 17 anni. Ma c'è un'altra vicenda che appunto deve essere evidenziata ed è successa a Catania, Tammazzo, forbiciate al fratello, calci e pugni anche alla madre, preso un sessantenne. E dal quotidiano di Catania la Sicilia, andiamo al giornale di Sicilia, il quotidiano di Palermo, che apre su questo blitz antimafia ieri, appunto abbattuta la nuova cupola Mortorina, si era ricostituita la commissione, il boss Settimo Mineo nominato capo dei capi. C'è stato blitz antimafia con 46 fermi a Palermo, sventato un delitto, luce su una serie di estorsioni con l'aiuto delle vittime. E poi l'analisi, colpo ad un mostro che sa rigenerarsi, questo appunto l'analisi firmata da Marco Romano su questo fatto di cronaca. E poi Regione, 350 milioni alle piccole imprese, pronte le graduatorie, via alle convocazioni. L'assessorato alle attività produttive esaminerà le richieste entro dicembre. E poi boccia, aumenta il rischio recessioni, queste le vicende legate alla manovra di governo, la manovra che non piace alle imprese, lo ha detto il presidente di Confindustria ieri a Palermo, ha chiesto investimenti, Centinaio invece dice qui più randaggi che
turisti, altra dichiarazione davvero molto dura. Andiamo al quotidiano di Sicilia, l'inchiesta Energia in Sicilia, lo spreco è pubblico, e poi dall'altra parte i consumi siciliani sempre più poveri ed indebitati. Anche questa analisi che fa riflettere sulla condizione sociale ed economica della nostra regione. Andiamo a completare la nostra rassegna stampa anche oggi con i quotidiani sportivi. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, le stelle rosa del 2018, assegnati i Gazzetta Sports Awards, stasera la diretta sulla 7, il meglio dello sport italiano ai premi della Gazzetta, la freccia Tortu e l'Olimpionica Goggia sono gli atleti dell'anno, le ragazze della pallavolo d'argento al mondiale elette come migliore squadra, e ci mancherebbe. E poi l'altro titolo a centropagina è già Juve-Inter, giochiamolo, questo in previsione appunto del big match che caratterizzerà questa giornata di campionato. E poi chiudiamo con il Corriere dello Sport, il blitz di Maurito, Icardi contro Ronaldo, sfida stellare, quindi venerdì sera tra due giganti del gol. E poi il presidente federale detta la linea sfiorando il caso Ibra Crutone, fateli giocare, questo appunto quello che è l'appello di Gravina. Non è vero che noi italiani non abbiamo talenti, quelli ci sono, ma a differenza degli altri paesi non li formiamo, li trascuriamo, e promette appunto Gravina, è l'ora di cambiare. E noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di oggi, l'edicola di oggi, pronti perché tra un attimo invece cambieremo registro, parleremo di previsioni astrali, sarà il momento del nostro oroscopo. Eccoci in studio, abbiamo cambiato scenografia, anzi no, la scenografia è sempre lo stesso, abbiamo cambiato postazione perché ora ci dedichiamo qualche minuto alle previsioni astrali di questa giornata, e quindi attenzione, segno per segno analizzeremo le caratteristiche, non solo, ma anche le previsioni astrali. È il momento del nostro oroscopo. Come sempre apriamo il nostro oroscopo con l'Ariete, il primo segno anche per oggi, e non potrebbe essere altrimenti. Quindi attenzione però, perché quando come oggi non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo record. A fine serata potete guardarvi allo specchio e farvi i complimenti. E andiamo al segno del Toro. Sebbene la luna in Scorpione abbia sempre su di voi un affetto dissetante, con il sostegno della dolce metà il turbamento è di breve durata, e quindi insomma oggi sarà una giornata a tinte non ben definite per voi, però consigliano le stelle, prendetela con filosofia e guardate avanti fiduciosi. Gemelli, affrontando gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Quindi è un po' la vostra giornata, però bisogna avere l'abilità di giocarsi le carte giuste al momento giusto. Cancro, la luna transita in Scorpione e la vita continua magicamente a sorridervi. Soluzioni inaspettate, intuizioni fortunate, prendete anche voi la mira e fate centro. E siamo al segno del Leone. Ore queste non di tutto riposo per voi, contrattempi, l'accavallarsi delle incombenze e un po' di ansia vi mettono di cattivo umore. State troppo sul chi va là, basta uno stimolo, un sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola. Quindi oggi attenzione a quello che fate e anche a quello che dite. Vergine, con il
sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare ciò che avete in mente. Fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Dedicatevi agli studi, all'attività sportiva, agli affari. Con il partner dovete invece recuperare l'armonia dei primi tempi. Bilancia. Dovete intensificare gli sforzi oggi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso ed arrivare all'anno nuovo alleggeriti e con la coscienza a posto. Avete ancora qualche settimana di tempo per mettere le cose a posto. Scorpione, passione e spirito di iniziativa nella vostra attività, siete determinanti e aperti alla cooperazione. Idee e un desiderio di rinnovamento sono per voi un punto di partenza. Quindi andate spediti e soprattutto non fermatevi al primo ostacolo. Sagittario, un giorno fatto apposta per l'introspezione, soprattutto per ascoltare la voce interiore, per fare il punto della situazione. Mi raccomando, in silenzio e lontano dal baccano. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e spirito costruttivo, il lavoro per voi procede speditamente, determinazione, tenacia, tutto sotto controllo. Acquario, cupi, ombrosi, non risparmiate critiche a chi vi sta vicino, ma non siete dall'altra parte disposti ad accettare appunti di nessun genere. È per voi, insomma, una giornata un po' controversa, dettata anche da oscure fantasie e da qualche sogno che vi turba. Andiamo a chiudere con il segno dei pesci. Fino a quando la luna in Scorpione vi guarda con benevolenza, non potete aspettarvi che belle sorprese. Buon umore, tanta creatività, la giornata giusta per stare un attimo tranquilli e trovare nuovi stimoli. E con il segno dei pesci noi concludiamo qui l'appuntamento odierno con l'oroscopo segno per segno, che poi torna naturalmente domani. Adesso però è il momento di dire stop, finisce qui la prima parte, torneremo tra mezz'ora con la seconda parte, che oggi sarà davvero inedita perché ci occuperemo di balli, danze, anzi dell'Ottocento. Non perdete la sintonia, alle 11 torniamo. Ti chiamerò Bumblebee. La gente può essere tremenda con le cose che non capisce. Non dovrai farti vedere da nessuno a parte me. C'è gente, vai! Vai, lì, nasconditi! Sei serio? Bumblebee, devi proteggere la Terra e la sua gente. Stanno tornando. Tu hai me. Bumblebee, a Natale al cinema. Pensavo di avercela fatta. Il mio compito è di tenerla fuori dalla galera. Abbiamo 180 minuti. La scena del crimine è stata preparata per incastrarmi. Non c'è salvezza senza sofferenza. Se io vado giù, tu vieni con me. Vuole giocare? Allora giochiamo. Il testimone invisibile, dal 13 dicembre al cinema. Mi sono unita a una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Parliamo del campionato del mondo. Chi ci sta? Tutti. A noi basta partecipare. Non dirlo mai più, palla di grasso. Full Monty è tornato. Neanche immagini cosa dicono di lui. Sono fiera di lui. Certe volte basta solo buttarsi. Vi trasformerò in atleti, femminucce lagnose. Ora correte. Ma come faccio con le ciabattine? Vanno benissimo. Sette uomini a mollo, dal 20 dicembre al cinema. Siamo qui perché Samira ha lanciato una pietra e ha sfondato la finestra. Ha rotto pure a noi. Noi non paghiamo. Tu hai picchiato mio figlio. Io sono stato provocato, ecco, provocato. Loretta, non esasperi gli animi. Che cosa nascondete in cantina? Voi moschiavate gli accordi con gli egiziani, con i pakistani, con l'ISAC. Io farò pentire te di essere venuto al mondo. Ma lei vuole scatenare la terza guerra mondiale. E guerra sia! La prima pietra, dal 6 dicembre al cinema. Un ragazzo separato dalla sua famiglia trovò un lupo separato dal suo branco. Insieme essi strinsero un legame
che cambiò la storia dell'umanità. A dicembre assisterete all'incredibile racconto di come l'uomo ha scoperto il suo migliore amico. Alfa, un'amicizia forte come la vita, dal 6 dicembre al cinema. Non voglio che mi tratti come la moglie che aspetta a casa. Ho avuto una strepitosa idea. Le mie storie della scuola. Sì, potrebbero diventare il mio nuovo romanzo. Mi chiamo Claudine. Io ho un piano per fare di Claudine la più popolare ragazza di tutta la Francia. A tutte quelle ragazze tu hai dato una voce. Dovresti averne il merito. Claudine! La mano che tiene la penna scrive la storia. Colette, dal 6 dicembre al cinema. Io vedo questa scintilla in te che è straordinaria. Qualunque cosa sceglierei di farne avrei successo. Non è mai stata la tua città. È mia. Come dovrei fare a salvare il mondo? Devi pensare a salvare una persona. E niente mantello. Perché? È fico. Spider-Man non ha il mantello. E allora adesso salvo gli altri. Alla fine è soltanto questo. Un atto di fede. Stefani, mi serve una mano. Stai bene? Sto bene, ma ho bisogno di un piccolo favore. Non ho mai visto una ragazza così bella voler essere così invisibile. Se continui a frugare nel suo passato, troverai qualcosa di terribile. Tutti hanno un lato oscuro. Solo che alcuni sono più bravi a tenerlo nascosto. Un piccolo favore, dal 13 dicembre al cinema. Dai realizzatori del Signore degli Anelli, una nuova incredibile saga. Dopo la guerra, le città furono ricostruite nei cieli, ma le più mortali su ruote. La terra divenne un terreno di caccia. Distrugga Londra prima che distrugga me. Vuoi morire? Vivrò. Fallo! Macchine mortali, da giovedì 13 dicembre al cinema. Globus Television is on air on DTT 819 Sicily Region. Imprenditori dicono sì alla TAV, il presidente di Confindustria attacca il governo. Revocati tutti i membri del Consiglio Superiore della Sanità, la decisione della ministra Giulia Grillo. Muore bimbo di 3 mesi a Catania, arrestata la madre. Francia, la protesta dei gilet gialli provoca blocchi di traffico e benzina ridotta ai minimi storici. Le aziende italiane donano molto di più anche in tempi di crisi. Bentrovati da Damiana Verucci al consueto appuntamento con Cyber TG. Si continua a trattare nel governo per evitare la procedura di infrazione. Bastano 4 miliardi, ha detto ieri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dopo che 3.000 imprenditori si sono riuniti nel capoluogo piemontese per dire sì alla TAV. Se fossi in Conte, convocherei i due vice premier e gli chiederei di togliere 2 miliardi per uno, altrimenti che si dimetta pure, ha incalzato il leader di Confindustria. Il problema principale da risolvere resta infatti proprio il deficit, fissato nel testo della legge di bilancio al 2,4% del PIL, ma che la Commissione europea vorrebbe venisse portato sotto il 2%, ma Conte ribadisce non lavoro per questo obiettivo. Intanto dalla manovra escono i fondi finora vincolati per garantire l'assistenza sanitaria agli stranieri che le regioni potranno spendere per altri scopi. Revocati tutti i membri non di diritto del Consiglio Superiore della Sanità. La ministra della Salute Giulia Grillo ha messo nero su bianco con un decreto la revoca della nomina dei componenti del Consiglio che arriva 2 anni prima alla scadenza naturale. Sorpresa la presidente dell'organo tecnico consultivo del Dicastero, Roberta Siliquini, che ha dichiarato: visto l'alto spessore dei membri che compongono il Consiglio, non vedo alcuna ragione scientifica alla base della decisione.
Ha ucciso il figlio di 3 mesi lanciandolo a terra. È stata arrestata dalla polizia di Catania una donna di 26 anni con l'accusa di aver ucciso il proprio figlio. Il neonato è morto in ospedale il giorno dopo il ricovero per le ferite riportate alla testa. La donna aveva dichiarato in un primo momento di non essere stata lei e che il figlio era caduto accidentalmente. Poi ha confessato, dicendo però che non voleva ucciderlo e che aveva la mente oscurata. La prima consulenza ha stabilito che la donna non ha alterazioni cognitive, ma un'affettività disturbata. Il padre, tuttavia, la difende. È stato un incidente. In Francia comincia a scarseggiare la benzina. I blocchi del traffico organizzati dai gilet gialli hanno provocato chilometri di code e migliaia di camion sono rimasti bloccati al confine della Spagna. Nessun segnale distensivo, quindi, con il governo di Macron, dopo un'iniziale apertura concessa agli organizzatori della protesta, che hanno però rispedito al mittente l'invito al dialogo. A causa della situazione interna, il presidente francese ha deciso di rinviare la sua visita ufficiale in Serbia, prevista per mercoledì e giovedì. Chiudiamo con una buona notizia. Le imprese italiane sono molto generose. Nel 2017 hanno donato di più rispetto all'anno prima e quest'anno prevedono di aumentare ancora di più le donazioni nonostante la crisi. È il risultato della ricerca Dynamo Academy e Bocconi, effettuata su 94 aziende italiane. Dall'indagine emergono donazioni 2017 pari a 191,14 milioni a favore di vari enti del terzo settore, pari allo 0,3% dei loro ricavi. Nell'88% dei casi la donazione avviene in forma di denaro versato direttamente dalle imprese. Si legge nella ricerca, il coinvolgimento diretto delle aziende è in crescita, mentre le fondazioni calano del 9%. Ed è tutto. In studio dei nostri centri di Amatrice e Fiera di Roma, Fabio, Alessio e Marco. Diffusione nel resto del mondo dal centro di Miami Beach, Dario. La prima calzatura che si adatta al tuo piede. Art & Frame Suriale. Da oltre 30 anni cornici su misura, oli e grafica d'autore, stampa su carta e tela e ancora complementi d'arredo e liste nozze. Il nuovo showroom situato al numero 1 di via Martino Cilestri a Catania presenta un'esposizione delle migliori cornici pensate e create per accontentare anche la clientela più esigente. E inoltre rendiamo disponibile il nostro showroom per vernissage, esposizioni, mostre ed eventi. Art & Frame Suriale, a Catania, in via Martino Cilestri 1, telefono 095 092 4369. Un pilota deve saper fare sempre la scelta migliore. Ai box, sulla pista, ma anche nella vita. E quando sono online, scelgo DomusBet. DomusBet è il portale dove puoi giocare in maniera sempre legale e autorizzata. Entra in domusbet.it. Scopri tutti i bonus. E mi raccomando, vacci piano. Il gioco è vietato ai minori e può provocare dipendenza. Sei titolare di un'attività commerciale, è attiva da agosto, la Tax Credit. Benefit, che ti garantisce un credito d'imposta di detrazione fiscale per la tua pubblicità del 75%. Incrementa la tua visibilità. La pubblicità è come un aereo, se smetti di farla, precipiti. Parlane
col tuo consulente fiscale. Il bonus è già a tua disposizione. Chiama il 349 144 31 34. Ti aspettiamo in TV. Secolo ci siamo presi cura di generazioni di cittadini. Siamo i medici e gli infermieri dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Dal 18 novembre la nostra storia continua nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di via Santa Sofia. Una struttura moderna, con nuovi servizi, spazi ampi, tecnologia all'avanguardia, ma con la stessa passione di sempre. Non vorremmo mai aspettarvi, ma in caso di necessità sapremo sempre come accogliervi. Saluti affettuosi a Globus Television, che pare una cosa che viene da lontano, dall'America, invece siamo qua a Catania, insomma in Sicilia, provincia. Globus Television, auguri. Amici di Globus Television, mi trovo al centro fieristico delle ciminiere a Catania per il convegno Operazione Aschi 10 luglio 1943, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, all'assessore al turismo Sandro Pappalardo, al grande storico Lucio Villari e tanti altri ospiti. Con me c'è il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Quanto è importante capitalizzare questo 75esimo anniversario? Credo che sia molto importante per la nostra città, ma ritengo di poter dire per la nostra regione nel suo complesso, poiché Catania e la Sicilia hanno eccezionali potenzialità per capitalizzare flussi turistici aggiuntivi nel settore del turismo storico-militare. Catania ha una grande attrattiva che è rappresentata al Museo dello Sbarco, realizzato da Nello Musumeci nel 2001, che rappresenta una delle più belle realizzazioni museali al mondo, a detta di esperti del settore, è la più grande realizzazione museale in Europa, ma credo di poter dire senza timore di smentita che può determinare flussi turistici significativi, a differenza di quello che accade fino ad oggi, poiché nonostante la bellezza del museo sono stati esclusivamente 26.000 i visitatori registrati nel 2017. Il museo di Caen, per esempio, in Normandia ne registra 350.000, ecco perché attraverso una campagna promozionale di marketing mirata che stiamo realizzando in sinergia con la regione siciliana, con l'assessorato al turismo retto magistralmente da Sandro Pappalardo, noi andremo, e sono assolutamente convinto, a determinare flussi aggiuntivi. Grazie al Museo dello Sbarco, grazie ai bunker degli italiani e dei tedeschi disseminati su tutto il nostro territorio regionale, grazie ai cimiteri di guerra di Catania, di Motta, di Agira, di Siracusa, grazie all'hangar dei dirigibili ad Augusta, che è la più grande realizzazione in Europa in questo momento, che pochissimi conoscono. Ecco perché sono convinto che attraverso il 75esimo anniversario dello sbarco si può determinare una campagna di marketing mirata attraverso molteplici iniziative. Non ci sarà soltanto il convegno di altissimo valore scientifico-culturale di oggi, vi sarà anche una mostra fotografica inedita di Phil Stern a settembre, vi sarà anche la partecipazione ad un evento fieristico internazionale nel campo del turismo storico a Milano
a ottobre vi sarà anche una mostra di modellismo storico-militare a dicembre a Catania. Credo che ci siano tutti gli elementi per poter determinare un flusso turistico aggiuntivo di cui la nostra regione ha profondamente bisogno. Secondo lei, quanto è importante riscoprire le proprie radici storiche? Appunto, anche molti studenti e molti ragazzi non conoscono la storia, e quindi questo può essere un incentivo per loro? Ma è fondamentale, veramente fondamentale. Noi all'inizio dell'anno scolastico prossimo cercheremo di fare sinergia anche con gli istituti scolastici. Ne ho appena parlato con l'assessore La Galla su questo tema, perché ovviamente dobbiamo mettere a disposizione delle scuole questi nostri siti, questo nostro museo, per non solo incrementare le presenze ma anche per far conoscere la nostra storia ai ragazzi. Fondamentale. Qui con me c'è Francesco Basile. Quanto è importante sfruttare i nostri patrimoni storici e culturali? Ma è fondamentale. Noi all'università stiamo già provvedendo a creare il sistema museale, perché abbiamo diversi musei ma non sono raccordati tra di loro, e quindi stiamo creando un sistema importante che possa essere fruibile all'esterno. Il museo storico, che prende spunto anche dallo sbarco in Sicilia, certamente va ben inserito in un sistema che possa anche far partire un certa tipologia di turismo anche storico, non solo il turismo enogastronomico o per altri motivi, per le nostre spiagge, per la bellezza dei nostri luoghi, ma anche il turismo storico, perché la gente che viene in vacanza in Sicilia desidera anche svolgere un minimo di attività culturale, e quindi noi gliela dobbiamo offrire. Molti studenti non conoscono le proprie radici, il passato, ciò che ci ha portato ad essere oggi. Sì, è vero, molti non fanno molta attenzione a quello che è stato il periodo delle due guerre mondiali, soprattutto della seconda, perché ormai la vedono lontana, vedono solo gli effetti attuali, però sarebbe bene, ed è bene ogni tanto ricordare e portare alla memoria quello che è successo, perché non bisogna dimenticare che il valore fondamentale su cui si fonda una civiltà moderna è quello della pace. E quindi bisogna sottolineare sempre, e anche per le nuove generazioni, che è bene stare in pace, perché solo dalla pace può nascere una civiltà veramente valida. Ricordare il nostro passato per vivere il presente. In questo caso il nostro passato è un avvenimento fondamentale della storia contemporanea, cioè questo sbarco in Sicilia che ha determinato una serie di eventi interni all'Italia e internazionali fondamentali. Quindi è importante ricordare questo evento, perché è uno spunto per riflettere sull'Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sull'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutta una serie di problemi che sono ancora attuali, cioè la libertà, la democrazia, la giustizia, tutti i valori altissimi che vanno ricondotti a questo evento storico. È importantissimo ricordare non solo la propria storia ma anche la propria cultura. No, è fondamentale. No, non c'è separazione tra storia e cultura. Cultura e storia, la storia e cultura, cioè è un passato che diventa presente ogni volta che l'interroghiamo con intelligenza, con interesse e anche con curiosità. Ci sarà una mostra fotografica? Sì, è fondamentale. Bisogna chiedere a Ezio Costanzo, su questo punto specifico della documentazione, ma sono cose estremamente interessanti e curiose, belle. Lei l'ha vissuta la guerra? No, sono fortunatamente più giovane di chi ha vissuto la guerra, però ho vissuto l'Italia della democrazia e della libertà, che è nata proprio da quella guerra. Oggi ricorre, o meglio,
Siamo al 75° anniversario dello sbarco in Sicilia. Quanto è stato importante questo avvenimento per la storia? Beh, è stato un avvenimento decisamente importante, non solo per la Sicilia, ma sicuramente anche per l'Italia e per quello che è successo poi. Quindi fare un'analisi e renderci conto delle operazioni militari che si svilupparono in quel frangente, vedere anche come si comportarono in realtà le truppe italiane e tedesche presenti sul territorio, credo sia una giusta riflessione, un qualche cosa da fare affinché non si perda questo patrimonio storico, ma che sia comunità, prezioso elemento per tutta la comunità. Ecco. Una sua personale riflessione su questo sbarco in Sicilia? Lei chiede una personale riflessione che non è per niente semplice, è chiaramente un'attività che fu voluta per aprire un altro fronte oltre ai combattimenti in Unione Sovietica in Europa. Rivelò tutta la sua importanza dopo, al di là del fatto che chiaramente la visione statunitense era di andare comunque sulla Francia. Fu comunque un'operazione importante, cambiò sicuramente radicalmente le sorti dell'Italia e del regime dell'epoca, ecco, quindi fu molto importante. Invece oggi ci sarà questa mostra e si protrarrà anche in altre giornate per fare conoscere appunto il proprio patrimonio. Esatto, noi possiamo vedere tutto quello che è restato in Sicilia, non solo sotto il profilo memoriale, quindi di quello che è avvenuto, ma anche diciamo delle costruzioni, delle fortificazioni, delle attività militari che erano state sviluppate sull'isola, e anche questo patrimonio può diventare, se sfruttato con intelligenza, un importante ausilio nelle attività turistiche e culturali della regione. Come si snoderanno queste giornate per il 75° anniversario dello sbarco in Sicilia? Sarà un ricco e variegato programma che inizia oggi in occasione di questo straordinario convegno, molto partecipato, ci sono illustri relatori che vengono da tutte le parti d'Italia e quindi rappresenterà un momento di approfondimento serio e soprattutto una visione molto storica su quelle che sono le vicende belliche legate allo sbarco in Sicilia. Il 75° anniversario continuerà con eventi collaterali, giornate di approfondimento, delle mostre tematiche, la partecipazione del Museo Storico dello Sbarco in Sicilia alla Borsa del turismo nazionale, proprio del turismo storico, e poi si concluderà con un concorso internazionale di modellismo nel mese di dicembre. Quanto è importante il turismo bellico? È importante ed è un segmento in forte crescita, lo vediamo dalla richiesta di molti tour operator che ci chiedono di poter visitare questi luoghi della memoria oggi parzialmente fruibili. Avete avuto una buona sinergia con il comune, la regione e con la vostra associazione? Assolutamente, non potevamo realizzare la manifestazione odierna se non avessimo avuto una convergenza istituzionale che c'è stata da parte di tutti, dalla regione, dall'assemblea regionale siciliana, dal comune di Catania, dalla città metropolitana. Queste convergenze fanno sì che progetti come questi possano essere incisivi e forti per lo sviluppo del territorio. Qui con me c'è Barbara Mirabella, nuova assessore al comune di Catania. Ci sono state le nomine ieri. Quanto sei felice di questa cosa, Barbara? Sento il peso di questa straordinaria opportunità, di questa straordinaria responsabilità che è quella di occuparmi delle cose belle e buone che questa città ha. La cultura, l'occasione anche di occuparci dei nostri figli con l'assessorato alla scuola e delle donne con le pari opportunità. I grandi eventi sono chiaramente il core della mia anima. Sono molto felice. Oggi è un'occasione anche per noi importante, davvero un inizio anche istituzionale. Hai già dei progetti? Oggi ho un incontro ufficiale con tutti i miei colleghi e collaboratori degli assessorati e quindi emergenza scuole, immediatamente non vogliamo farci trovare non pronti all'apertura del nuovo anno scolastico, verificheremo immediatamente il progetto dell'estate catanese per dare ovviamente il nostro contributo. E apriamo oggi con questo che è uno dei turismi di nicchia al quale con il sindaco e tutta la squadra teniamo, perché crediamo che la città possa raccontare tutta una
serie di suggestioni che riguardano non solo Sole Mare, ma anche quel ruolo che la città ha anche in alcune specifiche bellezze e realtà. Quindi Catania non è quindi soltanto mare, sole, come dicevi, ma anche turismo bellico? Catania è tanti turismi, come lo è di fatto la Sicilia. Catania deve riaprire le sue porte, uno dei primi progetti sarà quello di riaprire anche il Palazzo di Città, stiamo verificando la possibilità di fare visitare ad esempio ai tanti catanesi anche il nostro comune. Ieri lo guardavamo nella sua bellezza, con i suoi quadri disciuti, con la sua davvero autorevolezza, e crediamo sia ovvio e naturale poter consentire ai turisti e ai nostri concittadini di poter fruire dei meravigliosi beni che abbiamo. Eccoci qua, seconda parte del nostro open space, anzi del nostro contenitore mattutino che è Globus Trotter. Un saluto particolare agli amici che ci seguono ogni giorno sul canale 819 del digitale terrestre, che ci seguono in tutta la Sicilia e naturalmente anche nella parte della Calabria dello Stretto, e poi un saluto doveroso anche a tutti coloro che invece ci seguono in rete grazie allo streaming sui nostri canali che sono appunto i canali YouTube o sui nostri canali social, sui nostri canali su Facebook, potete trovarli Globus Television, Globus Magazine, e anche naturalmente sul nostro sito ufficiale che è globusmagazine.it. Oh, dicevamo, una seconda parte che inizia adesso e tra un po' apriremo il nostro salottino. Oggi l'argomento è del tutto singolare, del tutto particolare, perché ci occuperemo di un periodo storico davvero ormai sembra lontano, no? Siamo nel XIX secolo, insomma a cavallo, perché parliamo dell'Ottocento, ma scopriremo che invece, grazie alla rievocazione, questo periodo non è così lontano. Parleremo di cultura, di musica, di arte e soprattutto di danza. Lo faremo grazie all'Associazione Culturale Danzando l'Ottocento, quindi siamo pronti, possiamo aprire il nostro segmento dedicato all'open space. Oh, parte ricco oggi, molto interessante del nostro open space, del nostro salottino, perché l'argomento è davvero importante e singolare. Ne parleremo con gli ospiti di questa nostra trasmissione, a cominciare dalla collega Anna Maria Agosta, che ci darà una mano a fare questo viaggio attraverso anche le emozioni e soprattutto le informazioni dal punto di vista storico. E poi diciamo, oggi parleremo dell'Associazione Culturale Danzando l'Ottocento. Capiremo strada facendo di cosa si tratta. Intanto salutiamo Lucia Siragusa, presidente dell'Associazione Culturale Danzando l'Ottocento. Buongiorno. Buongiorno. E poi Antonella Scelzo, dama associata. Buongiorno, buongiorno ad Antonella. E poi la figura maschile, cavaliere. No?
due poli, ma è necessario. Antonio Miloto, subito, di questa associazione culturale un po' particolare, singolare, perché voi dentro mettete cultura da questo punto di vista, sia nella scelta del repertorio, sia come nasce l'associazione. Eravamo ad assistere ad una rappresentazione proprio storica dell'Ottocento e siamo rimasti folgorati da questa bellezza al punto tale che subito è scattata in noi questa passione e sono iniziati così gli studi che abbiamo intrapreso, che ho intrapreso e al giorno d'oggi fino adesso sta dando veramente dei risultati, ma a livello intanto personale, perché è bello questo insieme che si è venuto a creare nella nostra associazione di persone come noi di media età. Però la scuola è anche e soprattutto frequentata da persone ancora più grandi di noi e da persone più piccole di noi. E quindi questo è un bel messaggio perché ci porta ad unire queste diverse generazioni con questa passione che è la danza, ma quello che rappresenta questa danza, cioè gentilezza. E cavalleria anche, la cavalleria. Garbo, ecco. Il garbo. Parliamo comunque di un periodo storico davvero molto interessante, molto importante, no? Perché periodo storico peraltro portato al grande successo anche dal punto di vista cinematografico. Bravo. E non infatti solo noi, anche dal punto di vista letterario, no. Con il Gattopardo. Il Gattopardo. E soprattutto con una rievocazione storica che ha di fatto avuto come punto di riferimento la nostra terra, quindi infatti, la Sicilia, la cultura della nostra terra. Qual è il ruolo di un cavaliere associato? Lo chiediamo ad Antonio Milone. Sicuramente il ruolo di un cavaliere è quello di rivivere insieme alla dama durante quello che sono gli eventi e balli un periodo che ormai è andato. Qual è la bellezza di questi balli e del rivivere questi momenti? Che si ritorna un po' alla vecchia maniera. Oggi in un mondo dove la comunicazione si sta perdendo, dove diciamo lo stile del vivere quotidiano ormai si è perso, ritrovi un po' la gestualità, il guardarsi negli occhi, quindi quella voglia diciamo di comunicare e di conquistare entrambi i sensi. Sì, una forma di romanticismo, ma soprattutto quello che riusciamo a dare è rivivere dei periodi che sono rimasti nel cuore di tante persone. Come diceva Lucia Siracusa, la parte bella è che comunque c'è un'età diversificata che va dai 20 anni fino ai 60-70. Quindi coinvolge tutte le generazioni. Sì, sì, sì. Quindi evidentemente questo periodo coinvolge tante persone nel cuore, anche chi non l'ha vissuto direttamente. Io devo dire che in vari eventi, tra cui uno che abbiamo fatto l'ultimo a Castelbrando, perché abbiamo parlato alla corte di nobiliari del principe Ennio Carrozzini, discendente da una dinastia del Veneto, devo dire ho visto molta gente piangere perché proprio si è commossa nel rivivere un periodo, proprio ci hanno detto proprio questo, ci avete fatto rivivere un periodo particolare, quindi non è tanto solo la bellezza del ballo, ma è come riprendere un momento della vita e riportarlo anche nel cuore delle persone. Il contatto forse con l'armonia che oggi manca, quell'armonia che è fatto da uno stile ben esattamente, preciso, dalle esattamente, musiche, esattamente. Dal luogo e soprattutto io ritengo anche dai costumi, per una dama, ed è la domanda che faccio alla dama che è Antonella Scelzo, forse no? Per una dama forse la scintilla è proprio l'indossare il ruolo forse di principessa, assolutamente, no? Quello che ogni donna desidera, essere per alcuni momenti una principessa. Intanto indossare quei costumi che sono diciamo fantastici, che riprendono il 1860, così ampi, così anche nei colori molto delicati, e un po' rientrare appunto in quel momento di poesia, di romanticismo, e rivivere certi momenti diciamo che in se stessi sono molto singolari.
anche diciamo lo stesso danzare, i valzer, la polca, le quadriglie, un po' appunto riprendere quei periodi diciamo del 1860 e riprendere appunto quei momenti poetici, romantici che ogni donna diciamo porta con sé proprio nella propria natura, nella propria figura di essere femminile, di essere donna. Un viaggio nel tempo, diciamo, con una dimensione diversa, con uno stile di vita diversa, periodo storico che naturalmente è diversissimo da quello che stiamo vivendo oggi, ma che rimane un punto di riferimento costante, perché poi anche in televisione e anche il cinema, quando propone fiction o film in costume d'epoca, hanno sempre un boom d'ascolto eccezionale, quindi vuol dire che la gente è attenta, vuole rivivere, si vuole appassionare, perché quello è stato un periodo ricco di cultura. Sognare un po' di quello che lei sta dicendo, però è quello che sono le basi. Evento di Castelbrando siamo stati contattati da varie agenzie perché vorrebbero che partecipassimo a dei film che riguardano proprio quel periodo come comparse. Allora, prima di Anna Maria, vediamo questo primo video, così ci aiuta a capire meglio e soprattutto a chi ci sta seguendo da casa, ad entrare dentro questo mondo attraverso le immagini e le musiche. Allora, se è pronto il primo contributo video, lo possiamo mandare in onda. Eccoci, proseguiamo con Danzando l'Ottocento. L'età media del gruppo è 40 anni. Vengono da Catania, sono stati selezionati alla tappa di Ballando on the Road di Catania, si esibiranno in uno show di danza dell'Ottocento. Dai nostri costumi si deduce che riproduciamo un periodo storico ben preciso, il XIX secolo, che è sinonimo di eleganza, sinonimo di romanticismo. Ci accorgiamo che senza metterci attenzione a quello che stiamo facendo dimostriamo di essere più galanti. E io tiriamo fuori il discorso della macchina e mi viene adesso spontaneo, se c'è una dama che sta per uscire o per entrare, mi viene spontaneo aprire lo sportello. Molto spesso i bambini ci guardano con aria sognante, quindi in un certo senso rievochiamo evidentemente qualcosa che è dentro ognuno di noi. Io sono un'insegnante e qualche volta i miei alunni mi dicono: professoressa, giochiamo alle buone maniere? Probabilmente la società ci vuole frenetici, ci vuole forse magari presi dalla tecnologia, involgariti probabilmente, perché fa costume essere anche boh e graziati. Tira fuori la bellezza interiore in ogni essere umano, credo.
arrivato qua, quindi le immagini ci aiutano naturalmente, anche i suoni ci aiutano ad entrare davvero dentro questo mondo. Abbiamo visto due momenti, uno è stata la ribalta televisiva all'inizio di quest'anno che vi ha portato alla ribalta di un programma di grande successo che è appunto Ballando con le Stelle, in quel caso si trattava di Ballando on the Road, era una sorta di selezione fatta regione per regione e comunque insomma avete avuto questa grande ribalta che alla fine non è poi andata avanti, cioè nel senso che non siete arrivati alle sezioni finali, però è stato un punto di riferimento. Però tengo a precisare, noi partecipavamo perché Ballando on the Road è una competizione tra scuole di danza di latinoamericana, salsa. Quando abbiamo fatto la selezione, noi siamo stati chiamati da Milly Carlucci, non siamo stati noi a partecipare, perché vedendo da Facebook voleva che facessimo a Catania un qualcosa di particolare. E quindi noi abbiamo partecipato e poi ci hanno chiamato come extra, tant'è vero che noi non facevamo competizione. Quindi non eravate con le altre scuole, quindi è stato un qualcosa che ha voluto portare come rappresentanza proprio della danza, espressione dell'eleganza di altri tempi. Quindi una vera e propria ribalta, sì, e chiaramente sì. Una professionista del settore come Milly Carlucci. Essere notati da una professionista, evidentemente qualcosina di buono arriva. Infatti. E quindi noi abbiamo notato, vedendo anche queste immagini, che proprio Ballando l'Ottocento ci mostra come in quegli anni era importante socializzare, perché si socializzava con il ballo, si guardavano negli occhi le dame, i cavalieri, i passi erano concordati, era tutto un'armonia, c'era un altro modo di vivere, un'altra società, ed era importante anche che questi abiti fossero così voluminosi, così decorati, perché appunto rappresentavano la nobiltà, la società di allora. Ma è importante il 1860, con quest'epoca, perché dopo il 1860 questi abiti vanno a sparire. Perché? Perché i mezzi di comunicazione, di trasporto, incominciano ad essere più veloci e quindi portare questi abiti non era pratico, e da allora incomincia il costume a cambiare. E proprio è un ricordo questo che ci lascia il 1860, proprio un'immagine di un quadro come si è vissuto in quell'epoca, in quel periodo, ricercando anche le trine, le stoffe pregiate, c'è stato un momento irripetibile della nostra storia e quindi è importante ricordarlo, portarlo in giro, farlo conoscere, e appunto le nostre radici, come si viveva allora e tutta la concezione diversa di una vita che è andata sempre avanti, e quindi diciamo è rimasto solo un ricordo che è bello tenere vivo di quest'epoca. Sì, ed è la mission, no, di questa associazione, che diciamo non è unica nel suo genere in Italia. Quante sono, se lo sapete, associazioni sparse su tutto il territorio nazionale? Diverse. Ce ne sono diverse, sparse in tutta Italia e anche all'estero. E la cosa bella è che ci inorgoglisce che per Catania siamo veramente diventati un punto di riferimento, come diceva il cavaliere appunto Antonio, essere chiamati da Treviso anche lì è stato un motivo di piacere, di orgoglio per noi, perché hanno notato evidentemente un qualcosa, ecco. Quello a cui noi particolarmente teniamo è essere fedeli il più possibile, almeno ci proviamo, alla ricostruzione storica che avviene così attraverso i costumi, che avviene attraverso anche le nostre acconciature, che hanno un motivo ben preciso, perché le dame si acconciavano i capelli nel 1860 in una determinata maniera. Più avanti era già diversa. E poi, così come diceva la dama Antonella, noi siamo molto fedeli, diciamo, alla nostra storia siciliana, quindi ci riportiamo all'epoca del Gattopardo,
ma non tanto per il film, ma quello che rappresenta la moda, perché la moda nel 1860 in Sicilia, le dame, le nobili dame vestivano in una determinata maniera. Anche in Austria vestivano con le crinoline, il periodo della principessa Sissi, sì. Ma già leggermente cambiava, cioè altri gusti più sobri, ma invece noi siciliane, le donne italiane amiamo più lo sfarzo, i merletti, infatti se ben si vede dal film del Gattopardo sono più certo. Ricchi come il fascino di questa associazione, ma chi vuole associarsi deve anche procurarsi un costume, certo. E quindi deve chiedere aiuto a uno stilista perché gli possa dare l'immagine di giusto. Quello che si vuole rappresentare. E quindi voi cosa fate in questo caso? Abbiamo una sarta che studia proprio i costumi dell'Ottocento. C'è tutta una ricerca. E fa tutta una ricerca proprio di studio. Intanto lei è una vera stilista sarta, però più specializzata per l'Ottocento perché studia il periodo, anche perché la manica veniva fatte in una determinata maniera, oppure dei pizzi particolari, perché usarle e non usarle, perché proprio quindi ci si affida alla competenza, alla consulenza della nostra magnifica sarta che riesce a realizzare degli abiti da sogno che già solo indossarlo è un sogno. E quindi lei mi diceva che dopo aver danzato con uno di questi abiti si sente meglio, si sente più leggera, più sì, cambia, più felice. Più... Ma non solo io credo che l'idea infatti... di tutti quanti, cioè, ma anche per i cavalieri, cioè indossare l'abito è come se si entra in una persona. Sì, ma infatti la domanda successiva era questa, e la faccio sia alla dama che al cavaliere. Cioè, dentro non c'è solo la voglia, no, di indossare un abito, di certo. Rivivere quello, ma si deve anche interpretare un ruolo, certo. Quindi c'è bisogno della infatti della questo voleva aggiungere portamento, sì, che l'associazione, no? Non solo si occupa della danza, quindi dello studio del valzer, della polco, della quadriglia, ma anche della cultura, della tipologia di comportamento, nell'eleganza, nel porsi, quindi è diciamo uno studio a 360 gradi del periodo del 1800 assolutamente, e questo ci porta quindi a non solo a indossare un vestito, ma entrare nel personaggio, quindi in toto, quindi non solo esteriormente ma anche interiormente. Sì, perché appunto bisogna c'è tutta, ritrovare diciamo, riti, c'è tutta una cura, no? Nel porsi. Il cavaliere per esempio all'epoca, no, era sì. Insomma, famiglie nobili, venivano da famiglie nobili e spesso erano, facevano appunto come carriera, c'era la carriera militare, sì, no? I cadetti, sì, sì. Eccetera. In quel caso, in questo caso il tuo personaggio, allora, noi abbiamo si riferisce a chi? Noi abbiamo una ricerca dei vestiti che comunque va da quella che può essere la divisa militare di quel periodo, quindi proprio quelle che noi tanto per raffigurare sono il periodo del Gattopardo, ma quello che è il frac, quindi comunque c'è una ricerca proprio a 360 gradi. Ognuno di noi è un personaggio, la cosa importante è che comunque l'ambientazione di questi balli e di queste danze non può essere fatta in un luogo qualsiasi, comunque devono essere dei luoghi che riguardano quel periodo, palazzi nobiliari e quant'altro. Devo anche dire che proprio per l'evento di Castelbrando, per il successo che abbiamo avuto, ci saranno una riproposizione, andremo in giro per l'Italia perché grazie a questo evento siamo stati scelti come gruppo di ballo proprio dal principe Carrozzini in persona, ma soprattutto perché dietro, oltre al fatto del costume e di riproporre quel periodo, ci sono anche degli eventi benefici che porteremo avanti, cioè ci sarà comunque un'utilità finale ed è quello che vogliamo fare, oltre a far divertire la gente, comunque aiutare. Insomma, cerchiamo un attimino di sognare. Chi ha vissuto quelle giornate lì, e noi siamo stati presenti, ha sognato. Devo dire la verità, non perché io ero presente, ma ha sognato veramente. Perché oggi c'è bisogno di sognare. Oggi c'è bisogno di sognare, ma non solo, forse c'è bisogno di maggiore concretezza. E sì. Poi lo diciamo a scanso di equivoci, infatti l'abbiamo detto in fase di presentazione, che questa è un'associazione culturale. Sì. Quindi quando parliamo di associazioni culturali, poi a volte perdiamo un po' il senso oggi della cosa. Invece è un'associazione culturale che opera facendo cultura, bravo. Opera sul territorio, quindi portando avanti un discorso culturale che abbiamo visto spazia dal costume a quello che era la società dell'epoca, ai cenni storici, ai costumi e alle musiche. Diciamo che quello è stato un periodo ricco davvero. Certo.
dal punto di vista anche intellettuale, no? E di grandi talenti che sono lì fuori in tutti i settori, nel campo della musica. Poi certo il Gattopardo e la principessa Sissi ci hanno aiutato un po' ad immaginare questo mondo. Ma noi danziamo su musiche di Strauss. Storicamente quindi, certo non è che è stato un periodo facilissimo, no? Infatti dobbiamo dire che giorno 8 a Motta Santa Anastasia ci sarà un evento, Motta Santa Anastasia, diciamo sempre in maniera ambivalente, ci sarà un evento sempre riproposto dal principe che ha deciso di scendere proprio qui in Sicilia, e quindi riproporremo una forma di Castelbrando qui in Sicilia, dove comunque abbiamo tanti castelli che potrebbero essere messi a disposizione, ma che purtroppo ancora qualcuno non ha sensibilizzato. Sono delle residenze nobiliari. Certo. Ma infatti abbiamo avuto la fortuna, anche l'onore, di danzare presso Palazzo Biscari, Palazzo Manganelli, insieme al Palazzo Manganelli con l'UNICEF, quindi per una giusta causa che abbiamo così insieme collaborato con le nostre danze, quindi palazzi che si prestano bene. Anche Palazzo Beneventano. Palazzo Beneventano sempre a Catania. Il 23 saremo al Metropolitan. Tante mille nobiliari che potrebbero essere veramente riportate anche per una forma di turismo. Ecco, stavo arrivando proprio a quello, perché è interessante capire che oggi questo tipo di rivocazione storica fatta in maniera concreta potrebbe essere anche attrazione turistica. Potrebbe fungere da attrazione turistica, che è un po' quello che succede a Vienna, no? Sì, a Vienna appena arrivi, anche oggi nel 2018 comunque respiri quell'atmosfera lì. Da ogni parte, appena lì giri, c'è la figura della principessa Sissi è presente. Quindi potrebbe davvero. Che potrebbe essere un'escalation per creare, io lo chiamo così, io lavoro nel mondo del digitale, un multimediale di tutti i più bei castelli, le più belle ville nobiliari che ci sono, ma che purtroppo non sono conosciute, e che potrebbero sinceramente riportate su quello che è il mondo etere, e diventerebbero attrazione turistica proprio per le persone che non conoscono la cultura nostra, perché comunque in Sicilia c'è tanta cultura, ce n'è parecchia. Infatti lo scopo dell'associazione è dar vita ai palazzi nobiliari, ed è quello che facciamo. Domanda che io rivolgo a tutti, quindi anche ad Anna Maria, cosa possiamo prendere come punto di riferimento e trasportarlo ai nostri giorni di quell'epoca storica? Cosa ci manca oggi? Cos'è che ci siamo persi nel frattempo? Tante belle cose ci siamo persi. Andiamo... Ci siamo persi tante cose. Il piacere della cortesia, della gentilezza, del rispetto, quello importante, del rispetto della persona, di socializzare, la speranza, diciamo, di avere un futuro pieno di cose positive, di prospettive, è quello che manca adesso, quindi conoscere bene la persona, stare accanto alla gente, quindi diciamo che i messaggi sono tanti, sono positivi, positivi perché sono veramente incoraggianti, la musica, il ballo, essere, diciamo, socializzare con il ballo poi è una cosa molto importante. E quindi diciamo. Beh, vediamo il parere di Lucia Siracusa, che di questa associazione è presidente. Sì, quello che un po' mi associo appena a quello che è appena stato detto, però l'identificazione dei ruoli proprio femminile e maschile, il ruolo dell'uomo, quindi la galanteria che dovrebbe esprimere l'uomo, quindi il cavaliere, e il ruolo della gentilezza che è innata nell'essere femminile. Ed è questo che da quando l'abbiamo iniziato per gioco, e strada facendo crediamo sempre di più in questa identificazione dei ruoli, che è l'espressione massima poi della gentilezza e del garbo. Ad Antonella la stessa domanda. Io direi il romanticismo, la voglia di sognare e la poesia. La poesia che oggi manca. Io direi la comunicazione visiva e soprattutto il contatto. Contatto di un tempo. Contatto diretto. Sì. Oggi il contatto non c'è più. Di sguardi, esatto. Di piccole sensazioni. Fatto di conquiste, quello di cui ha bisogno la donna. Oggi purtroppo non ci sono tanti uomini, e questo è vero. Perché l'uomo purtroppo non sa conquistare più.
A proposito di donne, anzi, diciamo così, di genitori, avete detto che nella vostra associazione ci sono anche tanti giovani, giovanissimi, sì, che sono approcciati. Anche bambine di 11 anni. Anche bambine. Io il più giovane dei miei allievi ha 11 anni, cosa, ed è un fenomeno. Al di là dei passi di danza, di come, certo, si porta un abito, ma cosa insegnate a questi ragazzi? Ecco, è questo quello che insegno soprattutto ai ragazzi. È che i ragazzi, con mia grande sorpresa, subito recepiscono, è questo senso di eleganza, del portamento. E vedo il bambino, ragazzo di 11 anni, è una meraviglia nel vederlo, nel gesticolare quando danza, ma la gentilezza come si pone con la dama, anche con la persona più grande di lui, perché poi lui alla fine è il più piccolo, e le giovani dame, le ventenne, sono l'espressione massimo della bellezza, dell'eleganza, ma una bellezza che oltre la bellezza, che ormai tutte le ragazze sono belle, devo dire, ma loro impersonificano un qualcosa che di diverso, li differenzia. Ma quanti sono gli associati adesso? Siamo più di 50 adesso. Di 50? Sì, quindi sì, un po' pochino, ma comunque... No, siamo tanti, perché rispetto a tutte le altre associazioni per l'Italia, devo dire, per Catania... forse la scuola, l'associazione di un numero più sostenuto è qui a Catania. Poi c'è un'altra bella iniziativa che portate avanti, che sposa poi, anzi va a completare, no? Lo stile di vita di quel periodo, perché voi organizzate anche dei tè dance. Bravo, sì, proprio dei tè danzanti. I tè danzanti, anche questa è una ricostruzione storica, così come avveniva nelle corti nobiliari la domenica o il sabato pomeriggio, le dame, i nobili, per intrattenere, non c'erano all'epoca quello che abbiamo oggi, quindi era un modo ricreativo così di condividere momenti di lettura, momenti di scambi culturali, diciamo, e politici, con una tazza di tè, appunto, con il dolcino, e poi anche con danzando nei momenti nel pomeriggio, per trascorrere appunto un pomeriggio danzando. E noi è proprio questo che riproduciamo, ecco perché dicevo, presso Palazzo Biscari, Palazzo Beneventano, ricostruiamo questi tè danzanti. E lo scorso anno abbiamo avuto un'esperienza bellissima, perché l'abbiamo organizzata al Palazzo Biscari ed è stato un ritrovo di tutti i danzatori di tutta Italia. Siamo stati invitati danzatori da Venezia, danzatori da Roma, qui da Catania, da Palermo, ed era una magia fuori del normale. Vedere il Palazzo Biscari tutti in abito storico è stata un'emozione forte che ancora oggi la città ne parla, ecco. Ma nella non vostra... è semplice, no, sì, Anna Maria, ma non è semplice comunque anche per una ragazza di 20 anni indossare degli abiti che prevedono delle gonne ampie, degli altri crinolina. Sì, la crinolina. Quindi voglio dire, c'è una anche bellissima cura del dettaglio, ci vuole la predisposizione, no? Ci vuole la passione, Ma diciamo che esce fuori quell'animo da principessa che ogni donna, quindi esce anche l'animo di cavaliere quando cambi posture, cambi modo, cambi tante cose, eleganza, tutto. Qual è il gesto per invitare una dama? Come si fa? Solitamente si porge la mano così, e poi c'è comunque durante il ballo questo scambio di sguardi e di gestualità. Quello voleva arrivare, cioè non c'è un invito di No, scambio, prima si fa un lavoro di scambio di sguardi, e già da quello si capisce se il corteggiamento va a buon fine. La donna resta in attesa. La dama può rispondere, ma poteva e può anche non rispondere, cioè rifiutare. Il cavaliere, quella è una regola importante, si alza e indietreggia, non dà mai la schiena, e poi magari va da un'altra parte della sala a invitare un'altra dama, ma non invita la dama accanto, perché è segno di cattiva educazione, come un ripiego, assolutamente. Ecco, questi sono piccoli accorgimenti, certo, che sono importanti da tenere. Sì, ma le coreografie, i brani, da chi vengono scelti? Le coreografie, ecco, è un'altra cosa importante.
appunto perché facciamo ricostruzione storica, non sono inventate da me, dagli insegnanti, ma ci studiamo, appunto, studiamo gli antichi manoscritti dell'epoca. E le musiche sono le musiche soprattutto di Strauss, dei nostri artisti del 1860, da Strauss, da Vivaldi, da Mendelssohn, ecco, questa è la nostra... Il momento clou è sempre quello del valzer? Il momento clou è sempre il valzer, perché l'Ottocento rappresenta il valzer, ma anche le quadriglie. Le quadriglie sono, diciamo, insieme al valzer, il momento, l'espressione massima dell'Ottocento, tant'è vero, è una cosa che a me piace dirla in tutti i tè danzanti che organizziamo, nelle feste, proprio erano i nobili, non c'era re, non c'era principe che non delegava l'educazione dei propri figli al coreografo affinché imparassero la quadriglia, che poi sia francese, inglese, americana, perché la quadriglia rappresentava l'espressione del portamento, la fluidità nel corpo, la compostezza, la capacità memorica, e quindi tutte queste diciamo atteggiamenti insieme ponevano il giovane o la giovane in una condizione tale che poi fosse pronta alla società, perché si dice che chi ha portamento nel danzare ha portamento anche nella mente, quindi nell'espressione sociale, nel modo di relazionarsi. Nel momento sociale, bene. Nel momento sociale importante, che è quello che conta. E tra l'altro abbiamo organizzato uno stage ultimamente, che per noi insomma è stato molto importante, è venuto un coreografo parigino, Patrick, che in realtà ha portato il proprio tipo di danza e ha curato anche particolari dettagli tipici anche insomma della cultura francese, ecco, questo è anche importante. Noi studiamo, io studio direttamente da Parigi, da questo coreografo Patrick, che è una persona di una grande sensibilità e non poteva essere altrimenti. Forse dal punto di vista storico, e farlo venire qui a Catania è stato riferimento con massimo. Parigi, naturalmente prima abbiamo parlato di Vienna, abbiamo detto di Parigi, ma riferimento storico era anche con l'Italia in quel periodo, no? Quindi dal punto di vista non solo storico ma anche culturale. Io chiedo di nuovo alla regia se siamo in grado di mandare l'altro spezzone di video, così entriamo ancora una volta nel sogno prima di concludere il nostro spazio. Allora, se siamo pronti, gustiamoci ancora queste belle note e questi colori. Da Catania a Treviso, da Piazza Duomo a Catania, che ci ha emozionato, perché abbiamo visto, no, la statua dell'elefante, dell'iotro, con questo parterre fatto di abiti svolazzanti, di colori, di armonia, che danno un senso e una dimensione a quella piazza che forse oggi ci siamo un po' persi, no? Anche in questo caso. Quindi far rivivere, ecco, potrebbe essere dal punto di vista non solo turistico, ma anche di identità proprio, di appartenenza a questa terra, recuperare anche lo stile, la bellezza, l'armonia della piazza non sarebbe male. E poi
Treviso addirittura, no? Abbiamo fatto un salto da Catania a Treviso, di qualche migliaia di chilometri, sì. In quest'altro castello nobiliare, che è Castel Brando a Treviso. Però abbiamo visto, no, che poi l'atmosfera è sempre la stessa, che è un po' quella del concerto di fine anno che tutti vediamo in televisione, chissà perché, no? E anche quello è diventato un punto di riferimento, perché ci piace comunque tornare indietro con la mente. Oggi siamo ricchi di tanto dal punto di vista tecnologico, mi diceva Antonio, sì. No, oggi l'informazione è a portata davvero di tutto, e non è a portata di mano, non basta è sfruttata un dito. Diciamo nella maniera giusta, perché dovrò dire sfruttata nella giusta maniera, facendo delle piattaforme multimediali, si potrebbe dare vita a conoscenze storiche che purtroppo oggi non vengono curate e che potrebbero portare anche profitti. Ecco, parto proprio da questo punto, diciamo, di vista. Che spesso la nostra storia viene dimenticata e viene messa da parte, quindi grazie alla scuola, grazie a Lucia, riviviamo un po' questi periodi. Devo dire che quello che ho notato... Scusami Antonio, perché quando parliamo di rievocazione storica... Sì. Diciamo che la rievocazione storica la si può fare in tanti modi, certo. Nel chiuso di una biblioteca dove si può raccontare una pagina di storia, lo si può fare con un seminario, con una serie di studi approfonditi, lo si può fare con una pellicola, quindi con un film, con un racconto, con un romanzo. Ma quando c'è la possibilità da spettatore di percepire... Certo. In toto, no? Quello che sta, quindi ricostruire l'atmosfera in quei luoghi stessi, hai la netta sensazione davvero di fare un salto, riviverli quei momenti, anche il pubblico alla fine. Però quello che ho notato io è che nel momento in cui entrano le musiche del Gattopardo, la gente incomincia ad emozionarsi e a piangere, proprio, è come se qualcosa che parte da dentro, sì, quello, c'è in quel una trasforma, sì, sì, come identità, recupero, sì, di identità, sì, storica, sì, 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 rimango qui perché con Antonella Scelzo, dico giusto, sì. O Scelzo? Scelzo. È più partenopeo, sì, è più, certo, napoletano. Certo, sì. Perché lei, naturalmente, no, il cognome non è proprio tipico delle nostre parti, sì. Però insomma, anche lì c'è una grandissima tradizione culturale, no? Sì, è il, sì, regno delle due Sicilie, certo, dei Borboni. Certo, insomma, anche nella... Di una cultura che abbiamo... come dire, respirato e continuare a respirare ancora oggi. Sì, sì, infatti annualmente sono programmati degli eventi alla Reggia di Caserta, tra l'altro ci sono anche tantissime scuole a Napoli, anche nelle città limitrofe, e quindi insomma anche lì portiamo avanti e si porta avanti questo tipo di cultura ottocentesca. È bello che si possa partire con iniziativa culturale anche dal sud, soprattutto dal sud, perché oggi forse c'è bisogno di recuperare appunto la nostra identità culturale e non solo, e di rivitalizzarla. Siamo quasi alle battute finali di questo nostro salotto, che oggi è stato del tutto davvero particolare, però ci ha portati nella dimensione un po' del sogno. Dico un po' del sogno perché poi non è solo sogno, è tutto un lavoro, è un lavoro che prosegue tutto l'anno, no? Già state preparando magari il prossimo evento, giusto? Il 23 infatti siamo al Metropolitan, il 23 dicembre al Metropolitan, il 29 saprà meglio l'atmosfera natalizia, anche quello può contribuire, certo, il 29 a Cortile Platamone, Catania. Quindi poi a seguire ci saranno sicuramente altri eventi da organizzare già in calendario. Sì, sì. Certo. Il 23 siamo proprio... Allora, avete la possibilità, questo lo dico alla Presidente, di sfruttare il mezzo televisivo per, come dire, far innamorare chi in questo momento ci sta seguendo in televisione. Magari si è già innamorato di queste cose, però non sa cosa fare. Come bisogna approcciarsi alla vostra associazione? Semplicemente venendoci a trovare. La scuola, infatti, l'associazione è aperta a tutte. Tutto quello che abbiamo detto questa mattina è possibile sperimentarlo, dai giovanissimi alle persone più grandi. E vi aspettiamo tutti i venerdì, noi alle 19.30, 19.45, presso la sede scolastica in via Enrico Ferri, teniamo le lezioni. Io vi invito a partecipare, quantomeno a capire, a vedere di che cosa si tratta e a conoscere questa atmosfera che già a scuola esiste, di amicizia,
di divertimento, però un divertimento magari fatto un po' prendendoci in giro, però alla fine diventa realtà questo senso dei cavalieri che sono gentili nei nostri confronti e noi dame che impersonifichiamo il ruolo femminile, tanto vero che a scuola, quantomeno lo dico, non tutti lo fanno, però ci proviamo a mettere le gonne, a danzare con gli abiti, perché già la gonna, il vestito è sinonimo di femminilità. Io oggi porto i pantaloni, li porto, però già il vestire ti identifica in quello che sei. Ecco, quindi io vi invito a sperimentare questo sogno e a portarlo a realtà, fatto appunto di leggerezza e di gentilezza che al giorno d'oggi ne abbiamo tanto di bisogno. Ne abbiamo bisogno. Ecco. Certo. Antonella, Anna Maria, due minuti e poi andiamo. Sì, ma anche un momento per fermarci, perché noi, la nostra vita è sempre una grande corsa, lo sappiamo, ce lo diciamo sempre, fermarci un pochino e ascoltare anche... Sai che sto pensando una cosa, che forse nell'Ottocento, nell'860... c'era comunque lo spazio per organizzare le grandi feste, sì, le grandi cerimonie, sì, per divertirsi. Certo. Cosa che oggi noi non stiamo facendo più. Non c'è. Cioè, oggi, al di là del concerto rock del nostro, o del teatro, di un bel film... Essere protagonisti in modo diverso. In modo diverso. Rallentare il tempo. Rallentare il tempo. Cioè, in modo concreto per i nobili dell'epoca. Sì, certo. Però forse anche il popolo sognava, no? Sì. Riusciva a trovare la propria dimensione, magari non so, una fanciulla di 20 anni dell'epoca che non era nobile, non apparteneva a famiglie nobili, comunque sognava lo stesso di poter realizzare un po' la storia di Cenerento. No? infatti scusa, sempre. Il 23 dicembre è un po' questo il nostro ruolo, perché il grande coreografo che ci ha invitati, Domenico Emanuele, lo spettacolo che si chiama è dedicato alle donne, alle donne, alla realizzazione del sogno di ogni donna, cioè che il principe azzurro viene a salvarci. È lì che principe noi azzurro, il ruolo dei cavalieri era quello, no? È quello. Anche se non erano principi, no. Però rappresentavano per le dame. Sì. La figura proprio del principe azzurro, no? Sì, a tutti gli effetti. L'amore. Dico, alla fine quello che noi facciamo è far sognare le persone, proprio in toto, a 360 gradi, rivivendo il periodo, rivivendo quel modo di conquistarsi che purtroppo oggi si è perso. I primi sognatori, Antonella, però siete voi, no? Sì. Però non dimentichiamo che ci divertiamo e ci prendiamo anche un po' in giro. Però quindi c'è anche questo aspetto. E questo è importante, è un divertimento, perché non fidiamoci troppo del sogno, il principe azzurro, sono queste cose. Così. Alla fine ci divertiamo e ci prendiamo in giro. Esatto, è un modo come per divertirsi, carino, per carino, per raccontare una favola. E dimenticarci dei momenti un po' meno. Che la base principale sia riportare le persone a comunicare normalmente, a non tenere gli occhi al telefonino, ma a comunicare, occhi, a scoprire che magari piccoli gesti, e soprattutto forse a trasmettere a noi giovani e soprattutto ai più giovani, non puoi dire forte, che forse no, la missione vera oggi è quella di andare a recuperare le radici del... Una volta si diceva bon ton, ma non è quello, cioè soprattutto dell'educazione, del rapporto interpersonale, magari di salutare quando si entra in un luogo pubblico, no, o di dire grazie, o scusi. Le buone maniere che forse neanche in famiglia oggi diamo si rispettano, per scontato. Si è perso tanta... Forse bisogna tornare lì a un... I valori di una volta. Non dico all'epoca si dava rigidi, magari eccessivo. Non dimentichiamoci che comunque Catania era l'emblema del salotto nobiliare. Sì, infatti era un salotto sul primo senso della parola, proprio a partire da quella che è la zona degli Archi della Marina, che non è più quella di un tempo, che sembrava ai tempi quella di San Pietroburgo, con questa parte che arrivava vicino al mare. Era veramente un salotto, quindi... Ma anche la Via Tennea era un salotto, la Villa Bellini che è un punto di riferimento importantissimo, che abbiamo anche lì, no? Si sono persi i punti
di contatto, di valore. Infatti. Io da piccolo ricordo che la Villa Bellini il sabato e la domenica era davvero un tripudio di colori, di feste, di gioia, di bambini che scorazzavano da tutte le parti. Oggi non è più così, purtroppo. Quindi dobbiamo riacquistare anche quella che è un po' la nostra dimensione storica e culturale, perché poi anche lì, cioè, il significato oggi è quello di ritrovare la dimensione vera per tutte le età, quindi i bambini devono avere i propri spazi di gioco, di svago, di contatto, di socializzazione, che non possiamo delegare, senza nulla togliere, per carità, perché sennò poi se la prendono con noi, quello che oggi stanno facendo i centri commerciali. Nel bene o nel male, perché i centri commerciali oggi stanno comunque attrezzando con delle aree apposite, e quindi va bene così. Però dall'altra parte non scordiamoci che Catania nell'Ottocento, nei primi del Novecento, io dico fino al 1970-80, è stato un punto di riferimento culturale, commerciale e artistico, no? Da cui sono venuti fuori dei geni assoluti nella musica, nella letteratura. Quindi non perdiamoci, abbiamo una bella cultura, una bella storia. Però in tutto il sud, valorizzare nelle cose belle. È chiaro. Io dico che la nostra cultura, che è quella del Regno delle Due Sicilie, quella del sud, che è stata etichettata in mille modi, diciamo che invece è un punto di riferimento, deve tornare ad essere un punto di riferimento costante e imprescindibile, perché sennò noi ci stiamo troppo, guardando troppo ad un'Europa che forse non ci appartiene tanto, ma non è una polemica politica. Chiudiamo qui il nostro salottino di oggi, ma è stato davvero piacevole, ci avete dato la dimensione di un sogno molto concreto e magari un piccolo ragionamento, chissà, utile a chi ci ha seguito da casa. Quindi io ringrazio, questa volta il giro lo faccio in un'altra maniera, ringrazio Anna Maria Agosta, che troveremo settimana prossima con altri ospiti e altri argomenti, grazie Anna Maria, e poi ringrazio davvero Antonio Milone, grazie, cavaliere associato di questa bella associazione culturale che è Danzando l'Ottocento, grazie ad Antonella Scielzo, che è dama associata, e naturalmente grazie anche alla presidente dell'associazione culturale Danzando l'Ottocento, Lucia Siragusa. Grazie davvero. A voi. E quindi insomma prossimi eventi, 23 cos'era? 23 8 dicembre. A Motta Santa Anastasia, 23 dicembre Metropolitan e 29 dicembre al cortile Platamone. Grazie davvero, grazie, abbiamo vissuto questo sogno. Adesso però una sferzata di energia diversa, perché poi la trasmissione vive di questi passaggi, quindi dalla musica dell'Ottocento, allo stile dell'Ottocento, dai costumi dell'Ottocento, alla musica dei giorni nostri, e poi cambiamo studio perché sta per arrivare Rosalia Passamonte della redazione di Globus Magazine. Video. Che al sud non trovano niente, ma su c'è bella gente che edita tutto per niente. Ovviamente non è così sempre, ma qua mi sento un po' assente. Esco in giro per le strade di Catania, connetto con Cina Pumba oppure con Alan. C'è chi muore di invidia, c'è invece chi di infama. Ma io sto in cima con una scima, che bel panorama. Lo faccio per i miei fratelli, non me ne frega niente. Sono indipendente da Levante a Ponente, di impatto forte e possente, dico da chi non conta niente, indipendentemente da sta gente. Da Levante a Ponente, noi ci siamo qua alla mano. Ripartiamo, questo è chiaro, noi non ci fermiamo. Da Catania centro la periferia, noi spacchiamo questi rapper in un palmo di mano. Ehi, loro si fanno la guerra senza un motivo logico, come se qualcosa cambiasse, ma siamo al solito. Non cambia niente e faccio bene, vi sfido, mi guido in queste strade che sanno di poco, il buio è tutto. Tutti bravi a parlare, si di chiacchiere non ci sapete fare. Sulla base sto a spaccare, c'ho il flusso dell'animale. Che ne dici, dilla ai tuoi che la bestia è arrivata in city. Non ho amici, ho solo fratelli, stanno vicino a me, tranne nei momenti belli. Perché si sa che nei momenti belli è facile rialzarsi, ma quando tutto crolla in pochi sanno avvicinarsi.
lo faccio per i miei fratelli. Non me ne frega niente, sono indipendente da Levante a Ponente. Di impatto forte e possente, arrivo da chi non conta niente, indipendentemente da sargento. Giovane ragazzo, cresciuto in queste strade, sin da piccolo con le suonelle o calpestate, nelle strade dei quartieri disastrate. Ora a camminare con la fotta che nessuno può fermare in bare. Dall'ombra del castello Ursino, passando per via Plebiscito, lo sguardo della gente di quartiere dove ognuno è amico. In ogni posto di sta città che non ho mai tradito, apro la bocca e a casa vi ho spedito. Melior decinere e surgo, rappo per la mia città. Enton porta in alto chi non si stanca di stare qua. Ore passate aspettando quel bus in piazza Alcalà. Un bus che porti da Levante a Ponente. Ho fatto sempre di tutto ma sono stato coerente. A differenza tua che sei scappata bruscamente, ma adesso sto bene perché pensare a te equivale a niente. Lo faccio per i miei fratelli, non me ne frega niente. Sono indipendente da Levante a Ponente. D'impatto forte e possente, arrivo da chi non conta niente, indipendentemente da sta gente. Lo faccio per i miei fratelli, non me ne frega niente. Sono indipendente da Levante a Ponente. D'impatto forte e possente, arrivo da chi non conta niente, indipendentemente da sta gente. Il salto è stato ardito, no? Dalla musica dell'Ottocento, dai costumi, dallo sfarzo delle, appunto, di cavalieri e dame delle case nobiliari alla musica di oggi, però, davvero abbiamo seguito con molta attenzione musica e testi di questo giovane artista che è Enton. Il pezzo è Da Levante a Ponente, ultimo singolo uscito ad ottobre, e quindi complimenti ad Enton. Devo dire che c'è il pezzo, c'è, attrae, si fa sentire ed è una cosa importante. Peraltro vi posso già preannunciare che presto sarà ospite qui nel nostro salottino. E invece nel nostro salottino, eccola qui, la presenza gentile della redazione di Globus Magazine, che salutiamo, vale a dire, davvero con piacere, oggi in compagnia di Rosalia Passamonte scopriremo quali sono un po' le notizie del giorno, le news, gli approfondimenti. Allora, buongiorno intanto, benvenuta. Buongiorno, salvo. Rosalia, allora, cosa proponi oggi? Cosa ci propone Globus Magazine? Allora, partiamo con la prima notizia. Si avvicina il Natale e tutti a teatro, facendo sognare grandi e piccini con La Bella Addormentata e con il balletto di San Pietroburgo. Quindi, che il sogno, il fascino, no? Che torna l'8 dicembre al Teatro Metropolitan, la fiaba più bella di tutti i tempi, nella versione del balletto classico imperiale, interpretato da una magnificenza, e tutto in tre atti. Il celeberrimo balletto della Bella Addormentata è stato musicato da Tchaikovsky, coreografie e costumi tradizionali che riportano all'omaggio alla corte di Luigi XIV. Appunto, c'è questa principessa, appunto la principessa Aurora, che farà sognare tutti, minuta ed elegante, pungendosi un dito, morirà per la maledizione della perfida Carabosse. Non manca mai la tragedia, no, alla fine, no? La nemica ci deve sempre essere in ogni fiaba. La nemica perfida. Va bene, proseguiamo poi, perché parliamo ancora di cultura, di spettacolo, di manifestazioni e di attrazioni. Vediamo qua. Sì, restando sotto sempre il Natale, si avvicina il Natale, una iniziativa di solidarietà. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, giochi con elfi, laboratori e creatività, la casa di Babbo Natale, prodotti solidari e incontri e convegni con i ricercatori. Appunto, è un'iniziativa fortemente voluta dal Centro Sicilia e ha inserito Teleton all'interno della manifestazione di dicembre. Quindi la Fondazione Teleton, sì, creando appunto per la prima volta il villaggio del Natale solidale, e tutto poi sarà devoluto in beneficenza. Bene. Rimaniamo sempre in ambito teatrale, dal 9 al 18 dicembre, con 7 rappresentazioni con la regia di Dante Ferretti, con 3 premi Oscar, La Capinera al Teatro Massimo Bellini, un melodramma mondiale con Gianni Bella e le liriche di Mogol. Ancora ricordiamo l'appuntamento domani sera con invece La Signora delle Camelie al Teatro Brancati. Un grande classico. Un grande classico, sì. Una grande proposta anche questa. Sì, sì.
E invece andiamo all'altra notizia, ci spostiamo completamente, cambiamo argomento, una notizia curiosa che ci arriva dal web, un record a suon di rilanci per la lettera su Dio di Albert Einstein. Sì. È stata battuta da Christie's, è una, con una cifra in attesa di $2,892,500, compresi i diritti d'asta. Alla vigilia le previsioni non superano l'$1,5 milioni di dollari, ma il martello del battitore non si fermava più e sono arrivati a una cifra di $400,000. Pensa te. Eh sì. Vedi che poi, no, con una lettera puoi fare sì. Una aggiustare una parte del PIL, evidentemente. Si potrebbe, però tentare. Si potrebbe. Va bene. Cambiamo ancora argomento e parliamo di musica. Il nuovo tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini, che li vedremo protagonisti a Messina allo Stadio San Filippo. Biagio ha scritto una miriade di canzoni per Laura Pausini, da Lato Destro del Cuore, Tornerò e tanti altri. Dei brani inediti che saranno anche proposti da entrambi gli artisti, due artisti diciamo internazionali e famosissimi appunto nel panorama della musica italiana. Tra l'altro la Pausini non si ferma, no, non si ferma finito mai. Il tour suo con date che l'hanno portato un po' in tutto sì. Il mondo e adesso sold out a riprendere. Esatto. Abbiamo finito? L'ultima notizia. Parliamo di libri, un po' di cultura sì, non fa mai male. Oggi abbiamo parlato di quindi dobbiamo finire. È il nuovo libro di Alessandro Barico che si chiama The Game, che sarà presentato a Palermo, appunto farà questa tappa siciliana il 5 dicembre, appunto stasera alle 18:30 al Rouge Noir di Palermo. E quando si dice che lo stile non è acqua, eccola qua, Rosaria Passamonte ci ha dato tutte le informazioni che peraltro gran parte di queste troverete sul nostro portale sì. globusmagazine.it, andatelo a consultare. Abbiamo finito, non abbiamo neanche sforato, quindi abbiamo tenuto i tempi e coincisi davvero. Insomma, però abbiamo dato delle grandi punti di riferimento per chi vuole assistere ad eventi culturali e di spettacolo, per cui per oggi finiamo qui, possiamo salutare il nostro pubblico, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in video e sullo streaming, grazie agli ospiti di oggi Anna Maria Agosta, Antonio Milone, Antonella Scelzo e Lucia Siracusa. Abbiamo parlato di questa associazione culturale Danzando l'Ottocento, grazie alla redazione, grazie alla regia, a tutti i tecnici, l'appuntamento è per la prossima. Da Salvo Russo è tutto, buon proseguimento di giornata su Globus Television.